terza coniugazione. Lego, legis, legi, lectum, leggere. Come sempre, isolo la forma dell'infinito presente, stacco la desinenza re attiva dell'infinito presente e ottengo il tema del presente. La vocale tematica E, che nell'infinito presente è breve, leggere, si allunga davanti al suffisso ba. Avremo quindi legeba. A legeba aggiungiamo prima le desinenze attive, legebam, io leggevo, poi le desinenze passive, legebar, io ero letto. Ripetiamo, la vocale E del tema legge, che è breve, si allunga, diventa lunga, davanti al suffisso temporale ba. Per quel che riguarda la forma attiva, avremo quindi legebam, io leggevo, legebas, tu leggevi, legebat, egli leggeva, legebamus, noi leggevamo, legebatis, voi leggevate, legebant, essi leggevano. Coniughiamo l'imperfetto passivo di lego leggere. Avremo legebar, io ero letto, legebaris, tu eri letto, legebatur, egli era letto, esso era letto, legebamur, noi eravamo letti, legebamini, voi eravate letti, legebantur, essi erano letti. Concludiamo con la quarta coniugazione, audio, audis, audivi, auditum, audire. Applichiamo lo stesso procedimento. Dal paradigma isoliamo l'infinito presente, attivo, audire, stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente, audi. A questo aggiungiamo un ulteriore suffisso, una vocale tematica, che è la e. Alla forma così ottenuta, audie, aggiungiamo il suffisso ba e poi le desinenze attive, audiebam. Notiamo che tra il tema ini, audi, e il suffisso temporale ba si inserisce, come si è detto, la vocale e. Al passivo avremo audiebar, io ero ascoltato. Coniughiamo l'indicativo imperfetto attivo di audio audire, audiebam, io ascoltavo, audiebas, tu ascoltavi, audiebat, egli ascoltava, audiebamus, noi ascoltavamo, audiebatis, voi ascoltavate, audiebant, essi ascoltavano. Passiamo all'indicativo imperfetto passivo. Audiebar, io ero ascoltato. Audiebaris, tu eri ascoltato. Audiebatur, egli era ascoltato. Audiebamur, noi eravamo ascoltati. Audiebamini, voi eravate ascoltati. Audiebantur, essi erano ascoltati.